Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sull'ampio sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi quello che accadde ad un prete argentino che aveva tanto sentito parlare dei consigli che dava Padre Pio. Allora decise di fare un viaggio lunghissimo dall'Argentina qui in Italia, San Giovanni Rotondo, con lo scopo di ricevere raccomandazioni utili dal frate cappuccino, che riguardassero proprio la sua vita ministeriale, il suo apostolato, ma soprattutto la sua vita spirituale. Ebbene, una volta arrivato qui si confessò da Padre Pio e tornò a casa sua senza aver ricevuto nessun tipo di consiglio. Beh, allora lui era un po' deluso, al ritorno in Argentina sentì proprio il bisogno di parlare di questa sua delusione anche ai parrocchiani. Non capisco perché Padre Pio non mi abbia detto niente, si lagnava spesso, ed io sono andato apposta, sono andato da lui, sono partito dall'Argentina. Si dice che lui legge le coscienze, sapeva bene allora quello che io chiedevo e la speranza soprattutto di ricevere una delle sue raccomandazioni. E così via dicendo, lui raccontava quello che era accaduto. Si lamentava così tanto con i suoi parrocchiani che loro stessi cominciarono a chiedergli: padre, ma è sicuro che Padre Pio non le ha dato una raccomandazione, almeno una, un consiglio per il suo ministero di parroco qui in Argentina? Non so, avrà fatto qualche gesto insolito, gli chiede proprio una parrocchiana in modo particolare. E lui subito ricordò: ah sì, c'è un particolare, proprio al termine della confessione lui mi ha dato una benedizione, ma è stata una benedizione molto strana. Ha fatto il segno della croce con una estrema lentezza, ma così tanto lenta, che io allora pensai: ma ce la farà a finire questa benedizione? Così spiegava ai suoi fedeli. Ecco il consiglio, allora ribatté una delle sue parrocchiane. Padre, gli dissero, lei invece quando dà la benedizione finale lo fa così talmente veloce che assomiglia più ad uno scarabocchio che ad una vera e propria croce. E allora subito il prete si fermò, si rasserenò soprattutto e si rallegrò allo stesso tempo di aver finalmente capito e soprattutto ricevuto quell'amato consiglio dal frate cappuccino di San Giovanni Rotondo, che con quel suo tocco originale e tipico di Padre Pio gli aveva dato un consiglio importante per la sua missione di parroco.